La Camera di Commercio negli ultimi 15 anni ha implementato moltissimo quelli che sono i servizi digitali. Basta pensare che nel 1996 il registro delle imprese, ovvero sia tutte le informazioni delle imprese, sono diventate nel corso del tempo in maniera solo ed esclusivamente digitale. Con la comunica a partire dall'anno 2003, le imprese hanno inviato le loro richieste di modifica alla Camera in modalità telematica. Come lo hanno fatto? È stata creata a livello nazionale la Carta Nazionale dei Servizi, uno strumento che è servito a far sì che l'impresa fosse, diciamo, identificata in maniera certa e questo strumento aveva all'interno quindi due certificati, uno di autenticazione e uno di sottoscrizione. Quindi l'impresa si identificava e firmava digitalmente le richieste inviate alla Camera. Condivido con voi le nostre slide che abbiamo presentato, che abbiamo preparato. Quindi abbiamo detto la Carta Nazionale dei Servizi è un semplice dispositivo creato, ve lo faccio vedere qui nella speranza, se riesco a farlo, eccolo qui. È una semplice chiavetta da portare con sé, con un semplice tasto, si connette tramite Bluetooth sia ad un cellulare che a un tablet, quindi non c'è la necessità di avere a disposizione una postazione fisica con un computer e permette quindi di autenticarsi e firmare digitalmente. Insieme alla Carta Nazionale dei Servizi, quindi primo strumento di identificazione dell'impresa, la Camera di Commercio rilascia alle imprese in modalità assolutamente gratuita lo SPID. SPID che è appunto un'unica identità digitale con la quale è possibile accedere a tutti i servizi della pubblica amministrazione. La firma digitale, come vi dicevo, permette alle imprese di firmare documenti informatici, atti e bilanci indirizzati non solo alla Camera, ma a tutte le pubbliche amministrazioni. Con la firma digitale, naturalmente, si ha la certezza che quel documento sia effettivamente con la firma che è stata apposta. Ne si sottoscrive il contenuto e si assicura l'autenticità dello stesso. È semplicissimo richiederla perché la Camera ha attivato un portale degli appuntamenti dove, sulla base delle disponibilità, ogni persona potrà scegliere sia la tipologia di dispositivo sia quando recarsi presso la Camera. Una volta che si è ottenuto il dispositivo di firma digitale che ha una validità, i due certificati contenuti all'interno dello stesso ha una validità di 3 anni, potranno essere poi rinnovati per ulteriori 3. Quindi un dispositivo che può essere utilizzato dall'impresa nell'arco di 6 anni. Insieme, naturalmente, al dispositivo viene rilasciato lo SPID, il quale servirà non per firmare, ma solo ed esclusivamente per autenticarsi sui vari portali della pubblica amministrazione. Uno SPID, peraltro, di più livelli, perché con una semplice user e con una semplice password si può avere un accesso di sicurezza di primo livello, ma per poter effettuare alcune operazioni ci sarà la necessità di avere un'applicazione che permetterà di avere un cosiddetto OTP, ovvero sia nel momento in cui accedo ad un portale, devo fare una serie di operazioni, mi verrà richiesto di inserire un codice di sicurezza e quindi permetterà all'impresa di poter effettivamente accedere a quel portale. L'imprenditore ha a disposizione un ulteriore portale che può essere utilizzato sempre da tablet o da smartphone, quindi senza avere la necessità di un PC fisico e di una postazione, il cosiddetto cassetto digitale. Cassetto digitale che tramite il portale di impresa.italia.it permette di avere a disposizione la visura, la copia degli ultimi 3 anni dei bilanci presentati, nonché la possibilità di consultare sia il fascicolo d'impresa, nonché monitorare tutte quelle pratiche che sono state inviate non solo alla Camera, ma
ma anche al SUAP o comunque alle pubbliche amministrazioni. Strumenti assolutamente da utilizzare in maniera molto semplice, ma che permettono effettivamente di semplificare quello che è la vita dell'imprenditore. Io vi ringrazio e vi do l'informazione che naturalmente sia tramite il sito della Camera di Commercio, ma anche tramite il PID è possibile ottenere sia informazioni che assistenza. Grazie e buon lavoro a tutti.